Diciamo che questo fu sostanzialmente l'episodio che salvò Khomeini, perché riuscì in una situazione interna molto difficile e perdonando tutti gli ufficiali dello Shia che vennero rimessi ai loro posti di comando, riuscì a riunificare la nazione e questo consentì all'Iran di Khomeini di continuare a sopravvivere. Oh, c'è da dire che fece due operazioni: da un lato ripristinò gli ufficiali dello Shia, ma da quell'altro lato rafforzò anche i Pasdaran, che era quella sorta di esercito privato che obbediva direttamente all'Iman. La guerra durò 8 anni, dopo i primi 2 anni di movimento sul terreno divenne sostanzialmente una guerra di trincea. Furono usate tutte le armi, direi che salvo la bomba nucleare, che fortunatamente nessuno dei due stati aveva, furono utilizzati gas, missili, alcuni missili colpirono anche la stessa città di Teheran, e si arrivò sostanzialmente a quasi 1 milione di morti, il 60% di questi iraniani. Però alla fine non si ottenne nulla. Sul terreno ci furono pochissimi movimenti da una parte e da quell'altra, quindi, ma soprattutto furono grandi perdite umane e indebolimento delle economie, perché questi stati, soprattutto l'Iraq, si era indebitato per l'acquisto di armi. In compenso, in Iran invece si rafforzò la teocrazia di Khomeini. È chiaro che da tutto questo non ne è nato altro se non una situazione di premessa per future guerre e future instabilità, come abbiamo potuto vedere negli anni successivi. Infatti, per curiosità, l'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq serviva proprio per avere i soldi, per raccogliere soldi per i debiti di guerra che aveva ancora presente Saddam Hussein. Questa è sostanzialmente una indicazione, diciamo, di quelle che sono le principali guerre per l'acqua fra entità statali. Non sono le sole, ma sono quelle che, ad esempio, ancora a oggi non si possono considerare per niente risolte. Altro tema, le guerre tramite l'acqua. Le guerre tramite l'acqua possono vedere varie modalità: attraverso la contaminazione, attraverso la distruzione o danneggiamento di infrastrutture, attraverso, diciamo, negli ultimi anni, possibili attacchi telematici. E questo uso dell'acqua come mezzo di offesa soprattutto risale fin dall'antichità, tant'è che i casi di danneggiamento di sorgenti e acquedotti li abbiamo ad esempio da parte dei romani, poi vedremo nel dettaglio, ma anche contro i romani, come ad esempio da parte dei goti. Anche per la contaminazione di pozzi e sorgenti abbiamo vari esempi. Ora esaminiamo un attimo una situazione caratteristica. Una delle tecniche per vincere gli assedi era realizzare dei tunnel. E è interessante notare un caso, che è quello di Uxelodunum, nel sud della Francia, dove proprio la vittoria dell'esercito romano guidato da Cesare avvenne attraverso l'uso dell'acqua, o meglio, attraverso la privazione dell'acqua. Vediamo un attimo l'assedio di Uxelodunum, che è stato descritto ampiamente da Giulio Cesare nel De Bello Gallico. Siamo alla fine della battaglia di Alesia, quella che ha consentito a Cesare di battere e catturare Vercingetorige. Un gruppo di Galli scappano dal campo di battaglia verso sud e trovano rifugio a Uxelodunum, oggi si chiama Variac, in Aquitania. Ecco, il tema di
delle modalità dell'assedio di Uxelodunum e di come è stato vinto questo assedio lo abbiamo attraverso, ad esempio, gli occhi dei discendenti di quelle popolazioni che quindi considerano i romani chiaramente come degli invasori, ovvero gli scolari della scuola di Variac. Abbiamo 5.000 galli comandati da Lucterio e Drapete, 30.000 romani all'ordine dei generali Caninio e Cesare, ma Uxelodunum è una città fortificata, difficile da raggiungere. I romani comunque si avviano per togliere quest'ultima sacca di resistenza, nella quale i galli invece stanno cercando di insediarsi. L'assedio però è lungo, la città è bene fortificata e anche i combattimenti non portano a nessun risultato. Però i romani, che se ne intendevano molto di tecniche di assedio e di conoscenza delle risorse idriche, hanno un'idea. Scavano un tunnel per poter raggiungere la vena che alimenta la sorgente da cui Uxelodunum trae la sua risorsa idrica, vitale. E se si va a vedere sul Debello Gallico, adesso molto rapido, ad postrem cuniculus vene fontis intercise, insomma, in sostanza, cioè con il taglio dell'alimentazione delle sorgenti, coactis tradiderunt, cioè quelli che erano diciamo chiusi nella fortezza dovettero arrendersi. E qua abbiamo un episodio tipico della magnanimità di Cesare, in quanto che, come ci ricorda sempre il Debello Gallico, quelli che ebbero l'arma in mano gli fu tagliata la mano e quindi gli fu concessa la vita. Questo fa capire almeno come allora si intendeva essere magnanimi, almeno da parte dei romani. Comunque nel IV secolo abbiamo la caduta dell'impero romano, abbiamo in quell'occasione invasioni barbariche, disastri naturali, carestie, eccetera. Abbiamo a questo punto che non sono i romani che assediano gli altri popoli, ma sono gli altri popoli che assediano i romani, cioè il cosiddetto pan per focaccia. Uno di questi assedi, quello dei Goti, guidati da Vitige, è stata sostanzialmente quello che ha, diciamo, falcidiato, anzi ha distrutto il sistema di alimentazione degli acquedotti romani. Allora Roma si basava su 11 acquedotti che portavano acqua alla città.